22 luglio 2013, dopo soli 4 mesi di pontificato, Papa Francesco parte alla volta del Brasile per partecipare alla 28ª giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro. Il primo viaggio internazionale del primo Papa latinoamericano. L'impatto iniziale con le folle oceaniche con le quali da lì in poi Bergoglio impara a convivere, ma soprattutto la prima volta in cui il suo volto di pastore di una chiesa povera per i poveri e il suo magistero, tutto improntato alla prossimità e all'ascolto degli ultimi, rimbalzano sulle TV, i giornali e le radio di tutto il mondo. Ma nonostante i tanti discorsi pronunciati in quei giorni dal Pontefice, nelle decine di incontri e celebrazioni in programma, c'è un messaggio che da Rio risuona più forte degli altri. Padre João Chagas, responsabile dell'Ufficio Giovani del Pontificio Consiglio per i Laici. La coerenza meravigliosa che c'è nella persona del Santo Padre, tra quello che dice e quello che fa. Per esempio, questo suo messaggio forte, andate senza paura per servire, ma ha dato testimonianza in prima persona di questo dal primo momento. Ci ricordiamo bene quella immagine del suo arrivo a Rio, quando la macchina che lo accompagnava ha sbagliato strada e tutta la gente gli veniva addosso, che voleva toccarlo, e lui con molta tranquillità, certo che chi si occupa della sua sicurezza, per loro non è una situazione facile, però lui era andato lì, non ha avuto paura, e perché stava lì per servire, per incontrare i giovani di tutto il mondo. Nessun giovane rimane fuori dal suo abbraccio, nessuno si sente escluso, tanto più i ragazzi tossicodipendenti che il Papa visita nell'ospedale San Francesco di Rio o i detenuti incontrati nel palazzo arcivescovile di San Joachim. Ma la sua presenza in quella terra così familiare, così vicina a casa, fa anche sì che il Brasile, agli occhi del mondo, si presenti finalmente in modo nuovo, non tanto come il paese della samba e dei calciatori, della foresta amazzonica e del carnevale, quanto come culla di fede e devozione, terreno fecondo di vocazione e di discepoli pronti alla missione. Però il Brasile è molto più di questo, è una delle cose più forti del nostro paese, è la fede del popolo. E diciamo che nel Brasile c'è un campo molto fertile, diciamo, la fede della gente, la fede dei giovani. E sicuramente la veglia era un momento forte anche per ricordare la vocazione di San Francesco, il Papa porta il nome Francesco. Francesco che è stato chiamato dal Signore ad aiutare, a dare il suo contributo per l'edificazione della Chiesa, e questo è stato ricordato ai giovani che devono essere pietre vive di questa Chiesa che, come già diceva Benedetto XVI, è una Chiesa viva e giovane. 3,5 milioni di giovani giunti nella città meravigliosa partecipano alla veglia con Francesco ricoprendo di gioia e preghiera tutto il lungomare della spiaggia di Copacabana, segnando l'inizio di un rapporto straordinario e paterno con il Papa. Molti di loro, forti delle parole e della sfida lanciati dal Pontefice, decidono di partecipare a Cracovia nel 2016 e di non perdersi la prossima GMG che avrà luogo a Panama a gennaio del 2019. Ancora padre João Chagas. Tutto il cammino di preparazione verso la prossima giornata mondiale della gioventù è un cammino mariano. E nel 2019 in Panama sarà Maria che dice ecco la serva del Signore, si compie in me secondo la sua parola, si compie in me la tua parola. E poi questo cammino coincide in gran parte anche col cammino di preparazione al prossimo sinodo, e nel 2019 in Panama i giovani brasiliani sono tra i più attivi nelle reti sociali su tutto ciò che riguarda la GMG. A Cracovia, per esempio, era la GMG successiva a Rio, il Brasile era in un periodo di grave crisi economica, si pensava che non sarebbero tanto numerosi i giovani brasiliani, e invece dopo i giovani degli Stati Uniti era il gruppo più numeroso fuori dall'Europa, ossia giovani brasiliani che dimostrano anche di aderire in pieno a questo pellegrinaggio intercontinentale che è iniziato con Giovanni Paolo II e che continua adesso con Papa Francesco.